vantaggi di utilizzare questa tecnologia. Ve lo presento lì sul tavolino, non so se qualcuno già l'ha visto prima. È un robot cingolato con un braccio robotico a 4 gradi di libertà, con una pinza per afferrare gli oggetti. Ha una webcam collegata a Linux, un sensore di distanza sonar, due motoriduttori per il sistema di spostamento con i due cingoli, una shell che comanda questo tipo di motori, una bussola digitale che consente quindi di mantenere l'orientamento rispetto al nord magnetico, e diciamo delle batterie al piombo, quelle diciamo low cost, posizionate nella parte basale del robot, dove è concentrata diciamo tutta la parte di alimentazione, quindi batterie, riduttori di tensione, diciamo tutta la benzina, diciamo così. Il sistema di spostamento è realizzato con materiali di recupero, i cingoli sono fatti con delle catene passacapo, cioè quelle utilizzate per non fare squarcire i cavi negli applicativi che si muovono, e la cassettina che ospita è quella standard per fare diciamo i lavori elettrici, quindi tutto low cost. I componenti meccanici disegnati sono realizzati in plexiglass e assemblati con ferramenta semplice. Questa è la parte basale dove è alloggiata la batteria e i riduttori di tensione che alimentano tutte le parti, i servomotori, le schede Arduino, il Raspberry Pi che ospita Linux e tutta la parte diciamo elettrica. Queste sono le due batterie nella parte basale. Questo robot è costituito da due schede Arduino, uno diciamo per seguire un po' il modello di tenere separati diciamo due aspetti diversi, cioè quello del braccio che è totalmente gestito da un Arduino 1 e quella della parte di spostamento, tutta la parte che riguarda la sensoristica basale del robot, quindi sensori di contatto, servomotori, il gestore della ricarica della batteria. Questo è l'alloggiamento diciamo pre-cablaggio e questa è quella post-cablaggio. Il vantaggio di utilizzare questo tipo di sistema operativo è quello di poter impiegare quelle periferiche che utilizziamo tranquillamente per il computer, quindi wifi, webcam e quant'altro. La parte meccanica, per consentire maggiore precisione, è disegnata al CAD e nelle more di attrezzarmi anche con una stampante 3D risolvo in questo modo, cioè stampo le proiezioni ortogonali dei pezzi, le incollo su plexiglass e le taglio diciamo a misura, cioè così viene più precisa anche la parte della ferramenta e non ci sono spiacevoli sorprese. Lo si vede al computer come deve venire il pezzo e quindi con la stampante 3D è ancora più facile, quindi in questo talk avete fatto diciamo un carico di idee, penso che almeno io. Il problema, il limite di Arduino per questi applicativi è il fatto che non è facile utilizzarlo con dei protocolli complessi, diciamo pesanti, perché volendo far fare tutto Arduino diventa complicato inserire librerie per gestire il protocollo HTTP, eventuali comunicazioni con Wi-Fi, protocolli di cifratura, cioè non c'è abbastanza spazio nella memoria di Arduino per fare tutte queste cose. Quindi
quindi implementare algoritmi complessi come quelli dell'apprendimento automatico, quello che insomma spinge un po' la robotica avanzata. Quindi l'ispirazione è quella di un sistema biologico collaudato, non so, spero, e quindi far fare ad Arduino quello che compete al sistema nervoso periferico, quindi comunicare con i sensori, attuare, muovere i muscoli, far sentire le cose, insomma, le distanze, cioè quindi tutta la parte che riguarda la sensoristica, mentre tutta la parte decisionale la fa Linux, quindi un sistema operativo moderno capace di interfacciarsi facilmente con la rete, con tutti i protocolli diciamo di alto livello, diciamo così. Questo è lo schema di massima, quindi la comunicazione avviene in seriale, quindi utilizzando le porte USB tra Raspberry Pi e Arduino, i due Arduino, uno, quello di sopra, si occupa di gestire il braccio, quindi è tutto ciò che viene montato sul braccio, quindi il sonar, la pinza, i sensori di contatto della pinza per evitare di bruciare i motori quando c'è qualcosa che è di ingombrante nella pinza e altre cose. E mentre l'altro Arduino si occupa totalmente dello spostamento della carica della batteria e di altre cose, quindi diciamo sono scorrelate le due cose. Questa è in funzione, diciamo, anche in un'ottica così di sicurezza, no? Cioè, se fallisce uno rimane l'altro, perché su queste cose i problemi sono sempre dietro l'angolo, basta fare un piccolo errore pure col saldatore e sapete benissimo, almeno non si perde tutto. La parte di Arduino, la parte di Linux, quindi montata sulla scheda Raspberry Pi, implementa una serie di classi, quindi parliamo, siamo passati, diciamo, stiamo parlando del cervello, quindi diciamo, facciamo dei ragionamenti più elaborati, quindi ci sono delle classi quindi orientate agli oggetti, una programmazione diciamo, più elevata. Quindi una classe si occupa di gestire il braccio, robotico, quindi ci sono dei metodi per get object oppure ping per pingare diciamo, il sonar diciamo, alla distanza con l'ostacolo avanti, e una serie di metodi di primitive per la gestione del braccio. Il body si occupa quindi dei servomotori, tutti i metodi per andare avanti, per muovere i cingoli, eccetera. E poi una classe Kinematics che si occupa di elaborare delle equazioni che hanno lo scopo di risalire da una coordinata tridimensionale, quindi dei punti nel dominio del braccio, c'è cioè una serie di punti diciamo di coordinate tridimensionali, di risalire a quelli che sono gli angoli di servo motori che muovono il braccio. Cioè in questo modo io non devo più ragionare in termini di spostamento di 30 gradi di spalla, 15 gradi di gomito o di polso, ma per raggiungere un oggetto che si trova in una determinata coordinata x, y, z, quella classe mi tira fuori diciamo direttamente gli angoli di posizionamento del braccio. Quindi questa è la parte di programmazione, siamo in Python per puro diciamo per comodità, perché è un linguaggio molto flessibile, elegante, quindi si importa la libreria non ho detto che in effetti il collegamento tra Arduino e Raspberry Pi viene fatto con uno standard, cioè in effetti non mi sono inventato niente, cioè in effetti c'è già uno standard, si chiama firmata, che consente sul sistema operativo di gestire Arduino come se lo si stesse programmando sullo sketch suo, però in real time, quindi questo è il vantaggio. È una classe che si chiama Arduino, importandola si può semplicemente
scrivendo, quindi appuntando a un pin, quindi il 13, il famoso per il LED, lo si può attivare e disattivare direttamente dal linguaggio di programmazione su Linux. Quindi qua siamo a un livello base, mentre l'idea è quella di sfruttare uno dei paradigmi della programmazione oggetti, cioè l'ereditarietà. Ho già una classe sviluppata, ne creo un'altra che eredita le caratteristiche principali da quella e quindi mi facilita il lavoro. La stessa cosa è applicata al robot, cioè la classe Arduino di firmata in Python, e quindi io da quella eredito le classi arm, cioè il braccio e il body, a formare quindi l'intero robot. Questo mi consente, oltre ad utilizzare le classi semplicemente di firmata, anche di impiegare altre librerie che sono sviluppate per Python, quindi per il calcolo numerico, NumPy, OpenCV, e quello che serve per formare streaming web di, diciamo, delle immagini della web, una serie di cose. Quindi possiamo aprire a una marea di applicazioni. Questo è un pezzo di codice di come si può, diciamo, ereditare dalla classe base di firmata la classe Arduino Arm, in questo caso, quindi quella del braccio, cioè io inizio, eredito con Arduino init, cioè Arduino tra Arduino Arm, quindi tutto ciò che è stato già sviluppato per la gestione di Arduino, e lo faccio mio, cioè quindi rientra nel robot e quindi diventa un oggetto reale. Cioè la sensazione, come ha detto nel primo talk, è quella di avere, di scoprire, cioè quindi di far sperimentare al robot continuamente, semplicemente aggiornando la classe software. Cioè si modifica il software e il software vive nel mondo reale facendolo riversare sul robot. Quindi andando avanti si può vedere come posso salire sempre di livello, quindi effettuare delle funzioni che fanno spostare il servomotore in funzione degli altri servomotori, quindi fare dei movimenti fluidi, semplicemente programmando in Python e non più scrivendo dei firmware per Arduino. Questi sono una serie di esempi di utilizzo. Lo abbiamo detto prima, lo si può utilizzare quindi tramite direttamente Shell SSH o tramite un'interfaccia web che lo gestisce, con un'applicazione per Android, qualunque cosa possa comunicare con, tramite su internet, tramite i protocolli internet. In questo caso vediamo alcuni esempi. L'istanza della classe Ardux, Ardux Forward Safe, cioè quindi il robot continua a camminare finché c'è spazio, nel momento in cui trova un ostacolo si ferma. Ardux Arm, per esempio, possiamo posizionare il braccio a una certa coordinata x, y, z, oppure spostare direttamente come primitiva un servo a un certo angolo. Oppure possiamo sviluppare delle librerie più complesse, per esempio quello del pilota automatico, cioè in effetti facciamo spostare il braccio per scansionare l'ambiente, quindi cercare la via di fuga più ampia e quindi indirizzarsi da quella parte. Questa è una parte di implementazione della cinematica inversa, cioè partendo dalla coordinata x, y, z, nel caso pz, px, questa è una, diciamo, una parte semplificata planare, cioè se manca la terza coordinata, si può raggiungere l'angolo dei singoli servomotori. Cioè questa è una classe che è stata implementata direttamente su Linux. Questo è alcuni esempi di utilizzo. Un altro esempio di utilizzo è quello web, ha un'interfaccia web, quindi su Linux c'è un web server che fornisce quindi un'interfaccia che utilizza delle chiamate Ajax asincrone e quindi riceve tutti i dati del robot, quindi i sensori, il voltaggio della batteria, i gradi rispetto al nord magnetico,
e una serie di comandi per azionare il braccio, la pinza. Inoltre vi è anche, scusate se è un po' grezzo, c'è una sorta di avatar 3D che si muove allo stesso modo, per immaginare un po' il robot come si trova in posizione, perché questo lo si può utilizzare da remoto, quindi non si sta guardando il robot, non sappiamo come è posizionato il braccio, quindi l'avatar si posiziona allo stesso modo come è posizionato il robot reale. Diciamo che il design non fa per me, però diciamo che rende l'idea, e dall'altra parte invece c'è il flusso delle immagini della web per pilotarlo da remoto. In conclusione, c'è molto da fare, cioè messo il robot quello che va su Marte come stimolo, no? Però io ci vado in cucina dal salone, è più o meno la stessa missione, no? Perché si incontrano tutti gli ostacoli.